coach, come diceva prima, gli interi rossi venivano da diverse zone stand italiano in Torino delle, ma è importante anche avere delle informazioni di capitazione sul il web permette quindi di mantenere solo l'informazione utile a tutti i personaggi, a tutti gli attori che partecipano. In che modo? Rilasciando solamente il dato veritiero e quindi anche il personaggio che si trova a valle della catena produttiva può recepire come i processi che si trovano ad affrontare con l'azienda attuale sono molto complessi, come vedete, a partire dalla progettazione fino ad arrivare alla produzione sono diverse attività da svolgere. Questi processi un'azienda che innanzitutto deve quindi una volta migliorati utilizzare la parte digitale a supporto delle proprie uso motori lineari, per spostare linear engine, there is no engine, the engine is inside the robotic carrier, the whole energy and intelligence. Oh yes, but there is a motor in the right way, instead of to be a normal motor engine. So is in linear is brushless. It's a brushless. Non parlo italiano. Is it a linear motor or not? Linear motor. Sì, well, no. It's set up to be brushless. Brushless, I know. Understand, goodbye. I understood. Okay. Perfect. Thank you. Che spesso non coincidono l'uno con l'altro, come vi ho detto prima, si invece è uno dei veri che non sa più quel problema di capire qual è quella giusta, no, la visione A è che hai fatto due, è vera, e qui c'è solo una fonte di verità. Il secondo luogo è aumentare la qualità in tutto il processo. E questo permette di arrivare ad una riduzione dei costi, soprattutto nella fase di costruzione, migliorando il numero di spezzi non conformi. Anche il frammento della conferenza sulla fabbrica digitale. Questa fabbrica digitale ha diverse zone. Primo fattore comune è la collaborazione che Dassault Systèmes ha avuto con il Politecnico di Torino. Per quanto riguarda la design review, è deciso di collaborare proprio per vedere come i processi di assemblaggio, per simulare l'assemblaggio e così via. In virtual room, se volete, poi potrete vedere le diverse attività svolte insieme ed è un momento, se vi va, molto, molto a valore aggiunto. Applicata dalla nostra 3D Experience Platform, quindi dalla fabbrica digitale. È il flusso dell'idea del controllo nello stesso sistema. Beh, si era progettato una certa tolleranza, è quella che vedete in alto al 002, e in che modo questa tolleranza è passata nelle varie fasi di progettazione e produzione fino ad arrivare alla misurazione. Si scambi di dati sia interni ad un unico reparto che tra reparti e forniti. Direi che se vi alzate, vediamo nel particolare questa vettura, l'auto ovviamente al Politecnico, che si accinge a effettuare una corsa, una gara. Idra. Questa è la vettura da gara di competizione. La Ecoshell Marathon di fine maggio 2015. Che spera di vincere, vero ingegnere? Voi sperate di vincere con questa vettura. Ci racconti un po' questa vettura, quali sono le caratteristiche? Buon pomeriggio a tutti. Questa vettura è stata sviluppata dal nostro team nell'arco di ultimi 6 mesi, parteciperà appunto a questa manifestazione organizzata da Shell. È una vettura alimentata da una fuel cell a idrogeno, da 1 kW, che a sua volta spinge un motore elettrico da 200 W. Come potete immaginare,
tutta la vettura è estremizzata dal punto di vista progettuale per ridurre la massa, e ridurre le inerzie delle masse rotanti. Quindi è stato fatto un lavoro di ottimizzazione abbastanza complesso in modo tale da permettere al pilota di avere lo spazio fisico per rimanere all'interno dell'auto, ma comunque ridurre quanto più possibile quello che non è necessario. Sì, è molto grande in quanto appunto è semplificata una macchina da corsa di GP, nonostante partecipi a gare di consumo, quindi vince non chi arriva primo ma chi consuma di meno. Questa macchina percorre un run di gara di 16 km in meno di 40 minuti, con una velocità media di 25 km all'ora. La sua antenata, diciamo, europea, che è corso l'anno scorso a Rotterdam, è stata in grado di percorrere più di 3.000 km con l'equivalente energetico di un litro di benzina. Perché se fa l'equivalente da un litro di benzina, per renderlo, diciamo, uso fruibile e commentabile. Di comporre è una bellissima esperienza che potete vedere lì dentro con gli appositi occhiali. E io suggerirei di dividervi magari in due gruppi, nel senso che da dentro potete entrare 10 alla volta, a idrogeno, con batterie e poi gli altri batterie. Per cui adesso diamo ad Alessandro il con batterie, di batterie. E se volete una decina la fusa, sì, combustibile. Grazie, se mi sentite il modello virtuale è passato di nuovo, è sempre un modello, no, dal mio punto di vista. Lascio la parola di Parker per la descrizione della biglietta. So anche il traccio di Parker, che è ottimo, ne usciamo bisogno. Mi metto nella posizione del pilota. Tutti i nomi di Carlo Benedetti sono di buon senso. In questa filiera dobbiamo provvedere quanto la nazione che si deve essere fatta. Questo è l'esempio. Per la produzione di un componente. Con gli occhiali si può vedere incredibile. Vediamo forse in 3D in questa struttura fatta da studenti di varie facoltà della potenza origine. Complimenti. Quindi la dimostrazione è fatto con dei cristalli attivi, con dei occhiali recidivi attivi che si spengono in sincronizzazione con ciò che viene presentato. Chiaramente volevo fare un lavoro di produzione ripresa da molto giù troppe cose, quindi non mi è stato così fare un giro di succello. Qui si vede che il robot curiosa
c'è possibilità di sterilizzare la propria immagine personale e poi avere una esposizione. Volevo riprendere, ma c'è troppa roba da riprendere. Ci rinuncio. Faccio così. Alla Carlone. Invece che devi stare lì. Per uno quando va a miglior vita la regala ai suoi parenti. Poi magari uno si tocca. Automozione. Gli occhiali lì sono tracciati dalle telecamere, sì, no? Sì. Quindi vuol dire che in base al suo movimento lei può entrare e uscire dalla macchina. Ah, che meraviglioso. Prego, prego. Sì, sì, e di chi è che la fa? Quella... E di che casa è? Non lo so, io capito. So solo farle vedere. Capito. Non ho informazioni. Si può vedere facilmente con uno di quegli occhiali? Sì, sì, come dopo ti passo. Con la... Grazie. No, mi interessava quelli con l'effetto. Effetto meraviglia! Per uno che è rimasto giovane! Spiritualmente intendevo! Per renderci conto, no, di quanto è vero il calcolo della prendo Mariscono. Io ho detto che di application secondo le serie di Mozi Tech 2 Tech Tech con V iniziale maiuscolo, ecco, detto www.techviz.net e si vuole si può vedere l'effetto.
preciso perché il sistema ricalcola in maniera reale, no? Diciamo dal punto di vista dell'operatore. Quindi ho tutti i vantaggi del come se stessi davanti al modello reale, meno i limiti della materia. Certo, certo. La TV-Kiviz cos'è? Sudcoreana? È francese. È francese? Non fai niente da poco. Quindi ripassiamo. Quello con interpolazione. Magari. Ha vinto il primo premio. Magari chiedendo a Sant'Anna. Magari chiedono anche a Sant'Anna di Pisa. Mi servirebbe per casa, però. Dopo il bello come rimetti a posto. Dicevo, magari chiedono anche a Sant'Anna di Pisa, magari si può dare anche una sensazione tattile al sistema, un sistema aptico. Esatto, lei conosce già molto bene, vero? È del mestiere, no? Facendo raccomandare, sono riuscito a diplomarmi in elettronica nel 1960. Poi ho fatto sempre il lavoro di comunicazione. Di cosa ti occupa? Adesso sono, mi occupo della pensione. È già che un bel lavoro. A livello minimale, perché ho avuto dei contrattempi esistenziali. Perché sai, come il mio lavoro è un po' creativo, no? Per cui io propongo delle cose un po' innovative. Ora che casa statisticamente apprezzo, però mi mandano via perché gli rovino l'organizzazione, no? Conclusione, sono riuscito a prendere la pensione al minimo livello, però in compenso poi. Però è bello che a distanza vengo a dire con Emiliano, lei aveva ragione. Grazie. Ma questa saponetta qua, sembra una banalità, ma è della Sony e non concedo di tecnologia, costa per 250 euro e vede la cosa in 3D, no? Chiaramente se costasse 1300 qualcosa in più non le sfuggerebbe. Però la peculiarità che è interessante, per questo che glielo dico, è la seguente. Se lei si mette su YouTube, no, così, no? Poi dopo, anziché usare il browser YouTube, usa della Google, usa il browser della Mozilla, perché non so perché. Sì. E allora c'è questa possibilità di vederla sia in 3D e sia, schiaccia un po' di setting, lo vede anche in normale. Per cui, quando si rovinate gli occhi col 3D, normale ed è meravigliosa, questa qua. Questa fa la ripresa direttamente sì. In stereo. Sì, sì, se fa in stereo. Ma poi quello che è peculiare, appunto, dicevo, che lei. Sì, ma quello che è anche curioso, che qualche politica commerciale, la Google questo qui non rende possibile questo fatto qua, lo vede in doppio, a meno che sia un computer molto sofisticato. Invece, se lei usa come browser non Google, ma il Mozilla, Firefox, ha la possibilità. Quando per esempio lo metto su Facebook di vederlo o in normale o in 3D è una cosa, un'opportunità abbastanza interessante. E ti conto che così costa 250 euro quando l'ho comprato qualche anno fa e poi è anche facile da fare il video perché mi ha consigliato il programma Magic che praticamente mette in una serie tutti i primi fotogrammi di ogni clip. E poi lei ci mette eventualmente o le attacca così e le manda in rete oppure ci mette un quadratino intermedio che è la transizione e di solito usa transizioni incrociate che è la sufficiente e niente, lei c'è tutto il Tulle Mon che vede la sua cazzata. Anche magari non so che università. Allora, questo è comodo come anzi per noi che facciamo sto lavoro. Comodissimo. Poi è comodo anche se cos'è che questo qui, essendo questa forma qua, la metti in tasca e poi non dà nell'occhio, no? Per cui può fare le spinaggio industriale alla grande. Ancora un uccello alcuni 3D experience. Piazza digitale ma ti piace il cloud. Una tecnologia abilitante per Cree o Net computing.org per solutions questo è un'altra cultura
laser. Di carbonio, no? Non c'è mica due fibre di carbonio, no? Non c'è mica due fibre di carbonio, spero. No, no, non ti... Capito? E cos'è che simulate, praticamente? Cos'è che simulate? In realtà noi abbiamo fatto tutta la macchina. Sì. La simulazione è stata una parte integrante della, Nella... del processo di progettazione e produzione della macchina. Capito. Comunque se non tutto per una buona parte, perché qui mi sembra che sia... In realtà il non tutto era ironico. Ah, appunto, che appunto qui sono fibra di carbonio. Materiali composti, diciamo. Ah, fibra di carbonio solo nelle parti strutturali. Capito, no? Capito. In carrozzeria invece materiali compositi un po' più... Capito. Meno complessi. Capito. Nel futuro sarà solo la fibra di carbonio. Anche per gli aerei, depressione permettendo. delle pastiglie anche magari. Appunto, però sarà anche vero, però è un fatto, se non voglio, spiego perché. Un prototipo così. Termico di dispersione di calore, anche valuto la beneficenza del prodotto nei riguardi della dispersione termica. Sì, con questo software è possibile anche fare analisi termica. Certo. Molto molto interessante. Grazie. Prego. Ti prego un prospetto. Sì, guardi un attimo, glielo parto io. Che magari mi interesserebbe questa lì del riferimento dell'analisi l'analisi, lei è interessato all'analisi tecnica? No, come pseudo-redattore di riviste. Ok, così. Prego. C'è tutto qua. C'è tutto lì. Ok, comunque sì, se mi fugge qualcosa vado poi su internet, no? Sì, penso che... sito internet. Bene. Sia dal punto di vista digitale che alla società... FM non mi ricordo più, se non mica... sollecitazione del prodotto, no? Analisi strutturale. Analisi strutturale, quindi, sì, che è l'analisi FEM. Sì, esatto, esatto. Nel software che noi utilizziamo, di cui siamo anche dei venditori, c'è anche la parte fluidodinamica e quindi... Ah, perché ho letto qualche cosa su Machine Design, che è una rivista molto divulgativa, conosce? Sì. No. Si chiama Machine Design, che diciamo è la migliore nel settore, come si parla di Technology Review, per la ricerca e sviluppo, invece Machine Design è proprio un classico. Ok, bravo, no, arrivederci. Bravo. Simulazioni abituali, posso? Sì, non per... solo per l'elemento culturale, non è che... Di come sono riuscito a staccare dal duro lavoro quotidiano, cioè, raccoglievo foglie nel parco
non più di quello. Salve. Abbiamo scelto il service, per esempio il prodotto. Ho solo messo uno stampato in più. Era vuoto. Solo per dare una visione d'assieme di ciò che veniva esposto in mostra, perché veramente uno dovrebbe impiegarci ore e ore per riuscire a dare una focalizzazione un po' appropriata di quanto le soluzioni sono proposte. Scusi, buongiorno, non c'è uno stampatino, un foglietto, un dépliant? Mi interessava il fatto... Vuole un dépliant generale o di un marcatore singolo? Mi serve per come elemento informativo, sto con giornalista, mi interessa un po' la metodica, il fatto che abbiate il codice QR. Marcatore di codice? Più me ne dà, meglio è, focalizzo, diciamo. Guardi, le do un dépliant generico di tutta la di quella che è la nostra compagnia, con anche indicati i nostri studi di applicazione, i servizi che proponiamo al cliente ed anche i marcatori. Così ha una panoramica generale. Capito. Di tutto quello che riguarda. Quindi, un'emozione, il codice a barre non si usa più praticamente, adesso il QR, quindi... Esatto, in Data Matrix, in particolare il QR, è stato introdotto più che altro in un settore più per il privato, quindi per riviste, per fornire informazioni e collegarsi a siti internet. Il Data Matrix invece in campo industriale è molto utilizzato. Perché cosa differisce da QR come codice, cioè come modalità di utilizzo e di struttura? Diciamo. Allora, il Data Matrix poi sono simili, visivamente sono simili perché tutti e due comunque sia sono un quadrato con delle informazioni. Sì, sì. Il QR di solito viene utilizzato per riportare informazioni come collegamento a siti internet. Ah, il lettore invece, il codice Data Matrix invece nasce proprio nel campo aeronautico, quindi già a tempo per quanto riguarda la tracciabilità dei prodotti aeronautici, ed è una codifica che permette di andare ad inserire in maniera sicura molte informazioni all'interno di un semplice quadrato. Perché è stato, diciamo, sostituito il codice a barre a favore del Data Matrix? Perché il Data Matrix può contenere più informazioni, è un codice più sicuro, è un codice bidimensionale, quindi io con un lettore in qualsiasi posizione metto il codice, okay, sì, posso andare a fare la lettura del codice. Capito. Okay? Mentre con il barcode, se mi storto durante la lettura... E che programmi si usa? C'è un programma apposito per lui? Per la lettura del codice Data Matrix ci sono sia i software, anche quelli sul telefono, molto semplici. Ah, sì, sì. Invece in campo industriale, dove il codice comunque sia non ha un riscontro come quello di una rivista, per sì, esempio, sì, sì. Nero, ci sono delle case produttrici, come in questo caso Microscan, che producono dei sistemi di lettura specifici per andare poi a fare la lettura. Capito. Che siano poi questi da linea o portatili, dipende solamente da... Sì, un pensierino che mi è venuto in mente, non so se sconderei plausibile, è in questo, no? Io faccio conto che io ho un... cerco con una parola guida, cerco delle informazioni su Google e le stampo, no? Le stampo, giusto? Sì. Ora, e quindi mi dà delle indicazioni di siti dove io posso trovare queste informazioni. Ecco, io pensavo una cosa, se la Google o chi per essa ci stampasse di lato allo scritto
ci mettesse un codice QR oppure un database, sì. Potrebbe essere che uno che c'è il foglio, senza bisogno di avere un lettore di caratteri, basta che abbia un lettore di codice QR e potrebbe metterci in contatto con il sito internet. Assolutamente sì, nel senso che così su due piedi direi che è un'idea, nel senso io posso avere informazioni magari in chiaro, mi sta esatto, poi bisogna un lettore di cose, ecco. Esattamente, poi per il QR in particolare quello stampato su carta, lì basta un qualsiasi telefono per andare poi a fare la lettura. Capito. Quindi potrebbe essere anche un'idea, nel senso che stampo e ho un'informazione già che mi rimane esatto, senza dover digitare io. Sì. Comunque cosa costa come solo per informazioni ciò che può dire i sistemi di lettura questi industriali variano da un minimo di circa 400 euro per un lettore di codice data matrix stampato su carta ai 3000 euro di un sistema di lettura capito. Invece con interfaccia Ethernet industriale che mi permette di fare anche più codifica al secondo, quindi lì proprio diciamo che c'è un'ampia gamma di prodotti a seconda di quello che vuoi. Comunque voi diciamo su un piano diverso potreste anche proporlo a tutte le biblioteche, perché ho visto che tutte le biblioteche adesso è molto diffuso con altri ambiti, no? Forse anche nell'ambito sanità, usano il codice normale. Voi potete proporre i vostri dispositivi che sono affidabili e così. È una cosa che già facciamo adesso per quanto riguarda farmaceutico e così via, con la marcatura dello strumento chirurgico, con un codice data matrix e poi anche fare la lettura, perché capito. Gli strumenti magari vanno a fare il ciclo di sterilizzazione. Sì. E voi dove che siete? Noi siamo Nuova Milanese e ci occupiamo di progettazione, produzione e vendita dei sistemi di marcatura. Capito. C'è una mia ditta che si chiama Controlmatica, che era del gruppo Etrempleone, che possiamo essere in propria. Va bene, la ringrazio e la saluto. Sicuri. Io mi chiamo Sergio Conegliano, quel Vese Veneto. Se va su internet e vede quante sconcezze tecnico-informative che ci ho messo sopra. Ho capito. È notevole. Cos'è? C'è un infrarosso? No, è un sensore Kinect sotto. Ah, qual è un sensore? Microsoft Kinect, quello dell'Xbox 3. Ah, ho capito. Rileva la scena 3D, dal quale viene estrapolata le gambe. Ah, ho capito. E il robot ti segue le gambe. Una gran bella trovata. Grazie. Bravo, dai. Scusi. Però si riesce ancora ad applicare quello che è lo studio su questi dispositivi, si riesce ancora a costruire anche i campi, a volte anche in Italia, se sono abbastanza collegati. Che università è questa? Che università è questa? L'università di studi di Padova, quella pure con l'antiro. Io l'ho preso. Siamo lo Yes Lab, il laboratorio di intelligenza. Gloriosi come il Politecnico, come Sant'Anna, come... e via dicendo. Vabbè. Comando in automatico. Telecamere. In modo da il robot fa di www.vislab.it
www.vislab.it, Extend Your Vision, associo con gli ore, è un codice autonomo, fornito un sistema astroscopico, bisogna di fuori di seconda scena, www.vislab.it, 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 www.vislab.it,